Se lo dice Giampa, possiamo crederti, dai. Meglio Giampa. Come? Meglio Giampa. Vediamo così. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo a prendere un altro terzino. Questa è una storia particolarissima. Lui è un ex Golden Boy, si chiamano così. Era all'Inter fino al 2009. Ha avuto un episodio che ha un po' condizionato la sua carriera, del quale giuro che non parleremo, perché vogliamo parlare del futuro e del fatto che vogliamo che diventi un... Assolutamente, io so che ha giocato con Balotelli e mi hanno detto che vuole continuare a giocare contro Balotelli. Con il nostro Messina, Antonio Esposito. It wasn't easy. C'è un altro volto nuovo, di fatto è l'ultimo che vi abbiamo presentato, anzi l'ultimo che è stato presentato dalla società, l'ultimo giocatore contrattualizzato, se non sbaglio i conti, è un play basso, lui è un giovane anche lui di grande talento. È un altro siciliano. È di Sciacca, è emigrato a Torino lo scorso anno, è tornato in Sicilia per esplodere. Facciamo un applauso a Vito Migliore. Calciatore a chilometri zero abbiamo portato, perché lui veramente viene da vicinissimo. Ne portiamo uno che invece viene veramente da molto lontano. È nato in Venezuela, ha giocato nella Serie A del suo paese, ha giocato anche in Spagna nella squadra B del Mallorca. Col Mallorca ha debuttato peraltro anche in prima squadra. Sgusciante, veloce e tecnico, è stato nel giro della nazionale del Venezuela Under 17. Ora sogna di giocare in quella dei grandi. Abbiamo Gustavo Andres Paez. Stiamo facendo una squadra niente male qui, già. Forse ci portiamo un altro portiere, no? Ci portiamo un altro portiere. Questo mi sa che lo conoscete bene, insomma l'avete già visto da qualche parte. È cresciuto nel Genoa, vi dico, sotto il profilo tecnico, vi racconto questo. A Messina è diventato grande. L'hanno convocato in tutte le rappresentative in cui lo potevano convocare, però tutte quelle in cui c'era la possibilità. È innamorato del nostro Messina e non vede l'ora di giocare il nostro derby con chi? Con chi? No, no, con la regina. Ettore Lago Marsini. Ettore, sei stato accontentato. Avevi detto non vedo l'ora di giocare in derby con la regina, terza giornata, perfetto, col sole caldo dell'estate, così, peccato che siamo là, però va bene così.